L'obiettivo era quello di incontrare i lavoratori della gig economy, quei giovani che si occupano di consegne a domicilio, in particolare di cibo caldo, per spiegare le tutele previste dalla legge e illustrare loro le modalità per verificare l'accredito dei versamenti contributivi previsti dal contratto. In Italia numerose sedi INPS hanno osservato un turno di apertura straordinario per realizzare questa lodevole attività. Ma a Napoli, nella sede centrale di via Galileo Ferraris di Rider, ne sono arrivati appena tre, e con loro un esponente locale della CGIL che si occupa proprio di gig economy, Andrea Pastore. Insomma, nonostante la buona idea, il risultato non è stato dei migliori. Ma perché? Il problema di informazione c'è, ma più che altro il problema di distaccamento tra lavoratori e lavoratori. Non esiste una comunità di riders, non esiste nessuno che informi nessuno. Il contratto qualora fosse in una subordinazione, non sappiamo precisamente quali sono i nostri, diritti, insomma. A coordinare l'attività c'era Roberto Bafundi, direttore del Coordinamento Metropolitano di Napoli, che ha raccolto la sfida per altre analoghe iniziative. Abbiamo necessità di raggiungere anche con modalità nuove. Noi siamo presenti su tutti i social come istituto, però dobbiamo cercare di raggiungere ancora di più per far capire che il nostro istituto è davvero vicino a tutte le fasce, di attività lavorativa e anche e soprattutto le fasce deboli. Rispetto a questa, la individuazione dei nostri destinatari che abbiamo provato a raggiungere personalmente anche attraverso le loro società, datrici di lavoro, determinerà questo come inizio di un percorso e noi siamo sempre disponibili, le nostre porte saranno sempre aperte.